Questo è il Dakota, è l'edificio dove viveva John Lennon e dove oggi vive Yoko Ono, che era sua moglie. E proprio qui davanti è stato ucciso John Lennon la notte dell'8 dicembre 1980. E di fronte al Dakota, che è nella 72esima strada di New York, c'è il Central Park, una parte, il lato ovest del Central Park. Yoko Ono ha donato $1 milione, che sono circa 1.300 milioni, tutti naturalmente detraibili dalle tasse. Questo è importante, perché queste donazioni in America funzionano anche per detrarle dalle tasse. Comunque, al di là di tutto questo, è stato creato un lato del parco, è diventato Strawberry Fields, in onore della canzone di John Lennon, Strawberry Fields Forever. Qui stiamo attraversando, speriamo si ferma. Tutti i paesi del mondo contribuiscono a dare degli alberi strani in questo parco, che per Yoko Ono è diventato come un simbolo dell'unità del mondo, l'unità fatta di pace. Il verde, l'albero, è una cosa che significa pace. Yoko Ono vive ancora dentro al Dakota, lei dice, perché Sion, il figlio di John, è in pratica l'unica radice che ha. Però tutti, diciamo, i fan di John Lennon che si raccolsero per la veglia a John Lennon qui in Central Park hanno come meta i famosissimi Strawberry Fields, campi di fragole. In realtà John Lennon, quando parlava di Strawberry Fields, raccontava sì del campo di fragole che gli ricordava Liverpool, però la Strawberry Fields era anche una forma di droga. Difatti il video era molto lisergico, era il periodo in cui John Lennon era innamorato e viveva di una religiosità, di un rapporto molto religioso nei confronti dell'LSD. Tra l'altro i Beatles scrissero anche una canzone, Loose in the Sky with Diamonds, che contratto significa appunto LSD. E qui per terra il simbolo di John Lennon, Imagine, la canzone più bella che John ha scritto.